Ok, oggi vediamo come possiamo dividere il 5 GHz da 2,4 dal nostro router. Questa è stata una cosa che praticamente me l'avete chiesto in tanti. Praticamente i nostri router, quelli nuovi, quelli che arrivano ora, arrivano con il 5 GHz e 2 GHz insieme, quindi che funzionano tutti quanti con una sola password, e quindi dobbiamo dividere i nostri 2 GHz e 4 con i 5 GHz, anche perché se abbiamo dei dispositivi tipo i Sonoff o qualche altro dispositivo, alcune volte ci viene detto che non funziona perché non sopporta i 5 GHz. Alcune telecamere lo fanno, alcune lo fanno anche i Sonoff e qualche altro strumento che funziona a 2 GHz e 4. Quindi questa guida serve per capire, perché non è che sono tutti uguali i nostri modem, ma all'incirca funziona in questa maniera. Quindi vi faccio vedere come potrebbe funzionare. Questo è mio, è un router D-Link, e vediamo come funziona. La prima cosa da fare, dobbiamo recarci su un nostro browser. Io in questo caso uso Chrome. Voi potete usare quello che volete. Allora, andiamo qua e nella barra degli strumenti dobbiamo scrivere 192.168.1.1. Questo è il mio e quello del mio router. Praticamente quello vostro dovete vedere nel manuale qual è. Il mio è questo. Entriamo. Ok, di solito ci richiede la password, che dovrebbe essere sempre nel manuale, dovrebbe essere sempre admin come nuova installazione. Quindi mettete admin, oppure se alcuni hanno solamente admin come nome e nessuna password, questo poi lo dovete vedere sempre nel vostro router. Ok, io qua ho oscurato tutto perché ci sono anche dei dati sensibili. Quindi andiamo a vedere ora come si fa. Dobbiamo andare su configurazione, almeno il mio è su configurazione, e cercare, se ci fate caso, abbiamo qua due configurazioni. Una è 2 GB e 4, questa qui, che è quella che a noi serve, e questa è 5 GHz. Fortunatamente a me questo router mi viene dato con il wifi separato, ma di solito questi due sono insieme. Quindi per dividerlo andiamo su quello che noi troviamo sul wifi, o non so come uscirà sul vostro. E allora andiamo su wifi 2 giga e 4. Andiamo qui e andiamo sulla configurazione avanzata. Nella configurazione avanzata dobbiamo cercare l'access point, che praticamente lo troviamo qua, access point. Dobbiamo andare su configurazione access point e dobbiamo andare a modificare. Quindi li mettiamo qua 2 giga e 4 G. Quindi cambiamo il nome, visto che ce l'abbiamo uguale, lo cambiamo da quello. Nel frattempo aumentiamo il numero massimo di questo qui, quindi gli diamo 300 e lo applichiamo. Aspettiamo che carica il tutto e praticamente dovrebbe essere tutto a posto. Ritorniamo allo stato del modem, all'home, e andiamo a controllare. Perfetto, ci ha cambiato il nostro D-Link, ce l'ha cambiato in 24G. A questo punto potete anche lasciare il 5G, andiamo a vedere che il 5G resta quello, e non è successo niente. Quindi ora, se noi andiamo a controllare i nostri dispositivi, andranno a trovare un D-Link 698FCD FDC 2 giga e 4 invece di questo qui, e vi dice che è a posto. Ok, bene, con questo è tutto. Io vi ringrazio. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like verso sopra, registratevi al mio canale, registratevi al mio sito e anche al mio canale Telegram.
condividete con tutti su Facebook, su Twitter, dove vi piace a voi, e attivate la campanella. Ciao, alla prossima.